Ciao a tutti da lunadividlab.it. Oggi continuiamo con l'archeologia romana. Come prima cosa vediamo il Foro di Cesare, che è il primo dei fori imperiali. Cesare diede l'incarico a Cicerone di acquistare il terreno necessario e lo sappiamo da una lettera che Cicerone scrisse all'amico Attico nel 54 a.C. L'impresa costò moltissimo, circa 100 milioni di sesterzi, anche perché il terreno comprendeva case private signorili che dovettero essere demolite. Qui sulla piantina vedete anche la Curia Iulia, che abbiamo visto la scorsa volta e abbiamo detto appunto che aderiva significativamente al portico del Foro di Cesare. I lavori furono lunghi, infatti il foro, insieme al Tempio di Venere Genitrice, fu dedicato nel 46 a.C. Tuttavia era rimasto incompleto, perciò i lavori furono terminati da Ottaviano dopo la morte di Cesare. La prima volta che si scavò nel Foro di Cesare fu tra il 1930 e il 34 e poi ancora negli anni 90. Ciò che vediamo oggi rappresenta solo 2/3 all'incirca della superficie totale originaria. Resta visibile il tempio, tutto l'angolo occidentale e la parte del lato meridionale. L'accesso al Foro di Cesare è di fronte al carcere che abbiamo visto nella quarta lezione e all'inizio del Clivus Argentarius, la strada romana che passava le pendici del Campidoglio e superava la sella che esisteva in origine tra Campidoglio e Quirinale. Clivus Argentarius è probabilmente il nome tardo imperiale noto solo dal Medioevo. Il nome più antico era Clivus Lautumiarum e anche di questo abbiamo precedentemente parlato. Il Foro di Cesare era circondato da un doppio portico colonnato e al centro c'era una statua equestre di Cesare, con il cavallo che aveva le zampe anteriori a forma di piedi umani. Per questa caratteristica si ipotizza che fosse in origine una statua di Alessandro Magno, il cui ritratto era stato sostituito da quello di Cesare, per assimilare il dittatore al grande conquistatore. Sul lato sud-ovest vi sono una serie di taberne realizzate con blocchi di tufo e travertino, che avevano due piani, e al di sopra del secondo piano vi sono delle arcate a tutto sesto in blocchi di tufo, alcune delle quali sono state rifatte in mattoni nell'età di Traiano, imperatore dal 98 al 117 d.C. Per chi non lo sapesse o ricordasse, l'arco a tutto sesto è quel tipo di arco che ha un sesto, cioè la curvatura, a semicerchio, ed è largamente diffuso nell'arte romana, dagli acquedotti agli archi di trionfo. Davanti alle taberne c'è un doppio colonnato che sorge sopra un basamento con 3 gradini. Questo colonnato, così come lo vediamo oggi, è attribuibile ad un restauro tardo, quello di Diocleziano, dopo l'incendio di Carino, ma sono visibili tracce di quello più antico, probabilmente risalente a Traiano. E ancora Traiano realizzò la Basilica Argentaria sul fondo del colonnato e al lato del Tempio di Venere Genitrice. Sull'intonaco del muro di fondo di questa basilica sono state trovate delle scritte graffite, che sono per lo più versi dell'Eneide di Virgilio. Dunque si è pensato che questa basilica fosse la sede di una scuola, anche perché sappiamo che alcuni settori dei fori di Augusto e di Traiano erano utilizzati per l'insegnamento. Invece, precedentemente, al tempo di Tiberio, sappiamo che nel foro fu eretta una sua colossale statua, dedicata all'imperatore da 14 città dell'Asia Minore per ringraziarlo degli aiuti forniti dopo i disastri dei terremoti del 17 e del 23 d.C. Sulla base di questa statua erano rappresentate le personificazioni di queste città. Questo monumento non ha lasciato traccia, ma è possibile che si trovi nella parte non scavata del foro. Però ne conosciamo una copia, in dimensioni più piccole, che proviene da Pozzuoli e si trova al Museo Nazionale di Napoli. Vediamo adesso il Tempio di Venere Genitrice. Innanzitutto, perché questo nome? Perché il Tempio fa parte di una ideologia propagandistica che riguardava le origini della stirpe Giulia, la gens Iulia, alla quale Cesare apparteneva. La gens Iulia, cioè, sarebbe stata discendente da Ascanio, detto anche Iulo, che era figlio del mitico Enea. Ma siccome la madre di Enea era appunto Venere, allora la dea stessa era progenitrice della stirpe. E dunque Cesare voleva celebrare la dea in quanto progenitrice e di riflesso esaltare se stesso. E questa esaltazione si fa ancora più forte se pensiamo che il tempio fu costruito sul fondo della piazza in posizione assiale ed è in asse con la statua equestre di Cesare, che era, come abbiamo detto, nel centro della piazza. Quindi una propaganda fortissima, davvero evidente.
Poi questa idea delle origini mitiche venne portata avanti anche da Augusto, che praticamente costrinse il poeta Virgilio a scrivere quel poema celebrativo della gens Iulia che è l'Eneide. Tornando al Tempio, esso fu costruito in seguito ad un voto fatto da Cesare prima della battaglia di Farsalo contro Pompeo, battaglia che avvenne nel 48 a.C. e decretò la sconfitta di Pompeo. Le tre colonne corinzie che si vedono ora sono state in realtà rialzate con restauri in mattoni, perché sono state trovate a pezzi nel corso degli scavi. In origine il Tempio aveva 8 colonne sulla fronte e 9 sui lati lunghi, con il lato di fondo cieco, e dunque era un Tempio periptero sinepostico, definizione che abbiamo incontrato nella prima lezione a proposito del Tempio di Giove Capitolino, per chi volesse andarsela a riguardare. Sul lato sinistro del Tempio ci sono i resti di un grande arco in laterizio che fu probabilmente messo come rinforzo durante il restauro di Diocleziano. Probabilmente un altro arco era sistemato sul lato opposto. La cella era conclusa da un'abside, dove era collocata la statua di Venere, realizzata da Archesilaos, che era un artista greco. Quindi si tratta di uno dei primi esempi di tempi ad abside, che è un tipo che si diffuse in seguito. In origine la fondazione dell'abside si appoggiava alla collina retrostante, che era la già citata sella, che collegava il Campidoglio con il Quirinale. Quando Traiano la distrusse per realizzare il suo foro, l'abside venne inclusa in una struttura rettilinea e laterizio. Nel tempio erano esposte diverse opere d'arte, fra cui un'altra statua di Cesare ed una in bronzo dorato di Cleopatra. Sappiamo inoltre, dalla vita di Cesare di Svetonio, che il dittatore ogni giorno si sedeva al centro del tempio come fosse una divinità vivente e qui riceveva in questo modo il senato. Quindi completamente contro ogni norma dell'etichetta repubblicana.